Carissime amiche, carissimi amici, web spettatori, web spettatrici, buongiorno, benvenute e benvenuti. Stiamo cominciando adesso, scusate per il ritardo, adesso poi vi racconto anche perché. Siamo qui collegati, come vedete, con Marino Valentini e con Marco Saba per cominciare questa puntata che io definirei straordinaria, perché finalmente avremo l'opportunità di sentire la voce di chi studia da decenni la truffa del bilancio bancario, e ci sarà un ex bancario, un ex direttore di banca che queste cose ha visto direttamente, personalmente, e quindi potrà in qualche modo validare o no, lo vedremo, le teorie che Marco Saba propugna da decenni. Quindi credo che, non voglio dire una puntata storica, non voglio usare paroloni, però insomma comunque una puntata sicuramente estremamente interessante, perché almeno a me non è mai successo di vedere allo stesso tavolo virtuale Marco Saba con qualcuno che in banca ha lavorato per tanto tempo. Quindi mi raccomando, restate con noi perché immediatamente dopo la sigla cominciamo questa puntata. Ok, allora cari amici, eccoci qua. Grazie per essere qui in tanti, nonostante quest'ora mattutina non agevoli, ecco, a mettersi al computer, ma vuol dire che questo argomento vi interessa. Vi presento subito con molto piacere i miei ospiti. Marco Saba, lo vedete già inquadrato, lo conoscete perché è stato tante volte qui su Salvo 5.0. Marco, ciao e benvenuto. Ciao a tutti, ciao a tutti. Benissimo, e poi come dicevo, Marino Valentini, che avete già visto qui su Salvo 5.0 lunedì scorso, quindi pochissimi giorni fa. Fra l'altro, lui proprio stanotte è stato ospite, ieri sera tardi, insomma, in una trasmissione radiofonica. Magari ci faremo raccontare un po' com'è andata. E poi ha fatto un'intervista scritta anche sul sito della scuola, di studi monetari auritiani. E, insomma, è una persona che è veramente molto impegnata su questo tema. Come avete sentito nell'intervista che abbiamo fatto lunedì scorso, lui nel 2010 ha dato le dimissioni dalla banca Cari Chieti, proprio una delle quattro banche, fra virgolette, salvate, ecco, dal governo criminale capeggiato da Renzi. Allora, io a questo punto vorrei cominciare subito dando la parola a Marco Saba. Perché probabilmente lui vuole fare subito una domanda a caldo, a Marino, però scusate, non abbiamo neanche dato l'opportunità a Marino di dire buongiorno. Ecco, Marino, ci senti? Sei lì? Tutto bene? Sono qui, buongiorno a tutti e scusate per gli inconvenienti tecnici da parte mia, ma purtroppo all'ultimo momento ho dovuto rimediare. Ok, non importa. Fra l'altro, ecco, devo dire però che il ritardo dalle 10 alle 10:30 non è colpa di Marino, è colpa mia, anzi della mia auto che mi ha lasciato in panne in mezzo alla strada. Ho dovuto chiamare il carro attrezzi, vabbè, eccetera, eccetera. Comunque, siamo qui. Allora, Marino, spero che tu sia pronto perché le domande che immagino Marco ti farà sono abbastanza note a chi segue questo canale. Quello che invece forse non è ancora molto noto sono le tue risposte, quindi preparati perché secondo me ne sentiremo oggi delle belle. Allora, Marco, da che cosa vogliamo cominciare? Vogliamo cominciare dal fatto che, come dicevi tu prima fuori onda, forse i nostri amici banchieri non saranno all'ascolto di questa trasmissione perché sono tutti al funerale di Gelli? Vogliamo cominciare da lì? No, vabbè, volevo innanzitutto fare dei complimenti al dottor Valentini per il coraggio civile che ha mostrato finora facendo, diciamo, outing su quello che è stata la sua esperienza in banca, che immagino che sia stato doloroso, perché in effetti avendo empatia nei confronti dei clienti, cioè se un direttore, diciamo, non è un sociopatico come magari ce ne sono anche, evidentemente quello che mi ha fatto piacere che traspariva, io ho visto anche tutto il video che è stato fatto recentemente, è questa empatia nei confronti dei clienti. Cioè, giustamente cosa diceva?
diceva che da una parte cercava di fare gli interessi della banca, però con un occhio anche ovviamente ai clienti. Ecco, questa sensibilità, questa umanità che traspare, penso che sia forse la cosa più importante, o quella che a me ha colpito di più. E anche poi naturalmente il coraggio di apparire, perché naturalmente, voglio dire, ci vuole un coraggio civile per dire certe cose quando si è ancora vivi, no? Nel senso, voglio dire che, per esempio, io mi ricordo sempre questo libro che ha scritto Cossiga, che è stato pubblicato dopo la sua morte, che si intitola Fotti il potere, no, non so se voi lo conoscete, che però è stato pubblicato dopo la morte, cioè nel senso che tutta questa critica al globalismo che ha fatto Cossiga l'ha fatta quando ormai non rischiava più niente. E in questi giorni è emersa un'altra cosa, un altro fatto importante di questo tipo, che riguarda il famoso regista Stanley Kubrick. Voi lo conoscerete, quello regista di 2001, Odissea nello spazio, di Arancia meccanica, eccetera eccetera, che aveva rilasciato un'intervista 15 anni fa, 3 giorni prima di morire. Marco, scusami se ti interrompo, Marco, perdonami, lo sì. Faccio perché proprio ieri io ho visto un interessantissimo video fatto da Massimo Mazzucco che praticamente mette in luce il fatto che molto probabilmente, per non dire quasi certamente, quell'intervista a Stanley Kubrick è un falso, ok? Vabbè, questo è quello che dice Massimo Mazzucco, vabbè, dai... Il concetto è che quello che è importante è che su questa intervista ora viene, c'è anche un film che è disponibile ovviamente su internet, e c'era già un film che era uscito nel 2002, dove ci sono le interviste agli ex capi della CIA che parlano del... e c'è anche Kissinger, che parla in questo film del 2002, che si chiama The Dark Side of the Moon, cioè la faccia scura della luna, dove parlano del fatto che effettivamente tutto il video che riguarda l'allunaggio del 1969 era stato fatto negli studios, cioè non era assolutamente... vero che era una diretta, eccetera eccetera, no? Quindi diciamo ci sono già le testimonianze, e non solo, ma questi ex direttori della CIA parlano anche dei testimoni che sono stati eliminati perché non venisse fuori questo segreto, diciamo, americano. Ecco, quindi questa è una cosa importante, però il fatto che ci sia invece qualcuno che abbia il coraggio di dire le cose quando è ancora vivente, e quindi in un certo modo rischiando di più di chi ovviamente lascia delle memorie postume. Certo. E questo lo sappiamo perché sappiamo benissimo che, per esempio, Keynes, ci sono dei libri degli scritti di Keynes sono solo stati resi noti in maniera postuma, come anche per quanto riguarda Marx. Il terzo volume del Capitale di Marx è stato pubblicato in Italia solo decenni dopo la morte. Quindi, comunque, appunto, tutto ciò è semplicemente per dire che noi viviamo ormai in una società in cui c'è una narrativa ufficiale che non corrisponde alla realtà dei fatti. Questo è. E quel famoso studio di Venere, famoso da chi si occupa di queste cose, che è uscito a settembre di quest'anno, che si intitola Un secolo perduto nell'economia, 3 teorie bancarie e la prova definitiva, appunto dimostra empiricamente, con i bilanci alla mano, il sistema, cioè il sistema con cui appunto le banche creano denaro da nulla. Io tra l'altro l'ho mandato al dottor Valentini il link via Facebook, spero che gli sia arrivato, non so se ieri o ieri l'altro, e a questo studio, che è in inglese ovviamente, che fra l'altro cita anche documenti della Banca d'Inghilterra e un particolare un paper che è uscito sempre in quest'anno
firmato sia da uno della Banca d'Inghilterra che da uno del Fondo Monetario Internazionale, dove sostanzialmente si dice quello che succede nella realtà, cioè che le banche, naturalmente ora tutta l'attenzione è focalizzata sulla creazione di denaro che accade al momento in cui la banca effettua dei prestiti. Però in realtà in questo studio si accenna, nello studio di Werner, ma io l'avevo già detto e l'avevo anche spiegato in maniera facilmente verificabile, che la banca non crea denaro solamente quando effettua dei prestiti. La banca crea continuamente denaro, le banche sono fabbriche di denaro. Ho fatto spesso l'esempio banale di quando uno va a fare un versamento in contanti, in cui la banca crea denaro virtuale che assegna sul conto di chi ha versato i contanti. E quindi, se la banca non creasse denaro, dovrebbe teoricamente distruggere il contante, no? Perché questa cosa, faccio sempre l'esempio di quando con i bot si passò dai buoni ordinari del tesoro cartacei a quelli dematerializzati. Ovviamente i buoni cartacei che venivano dematerializzati dovevano essere annullati, altrimenti ci sarebbe stata una clonazione dei titoli, cioè ci sarebbe stato lo stesso titolo cartaceo e il corrispondente sul mercato elettronico. La Bene, stessa cosa. facciamo una cosa, Marco, perdonami, fammi mettere un punto fermo, perché qui in chat i nostri amici che ci seguono stanno scalpitando, dice basta parlare di Hollywood, eccetera, parliamo di banche, e finalmente però No, sei no, arrivato. no, io sto parlando, io No, ora no, sto no, no, per parlando. carità, lo so, lo so. Vorrei subito però dare la parola a Marino, dicendo Marino, guarda che io ti ho silenziato il microfono, perché essendo in tre... È meglio che quando un interlocutore non parla abbia il suo microfono silenziato. Lo puoi riattivare cliccando sull'icona del microfono che trovi in alto sullo schermo, sopra la mia testa, ok? C'è un simbolo di microfono, ti prego di riattivarlo, ok? Perché io l'ho dovuto silenziare perché altrimenti sentivamo il tuo respiro, visto il tuo microfono molto vicino e non si sentiva bene quello che diceva Marco. Allora, a questo punto io vorrei subito girare. Vorrei scusami, Sì. semplicemente dire, puntualizzare che il denaro avviene anche quando c'è un versamento di contanti, avviene anche quando c'è un cambio di valuta, cioè tu porti appunto, non so, 1.000 dollari in banca e loro ti accreditano euro sul conto, stanno creando euro. Ma non solo, ma avviene anche quando la banca effettua degli acquisti diretti sia di beni mobili che immobili, cioè come quando ho fatto l'esempio tipico di Banca Intesa che ha comprato il grattacielo a Torino fatto da Renzo, progettato da Renzo Piano, o come quando la Banca Centrale Europea ha acquistato la nuova sede a Francoforte. Cioè, per spiegare bene questo discorso, cioè, quindi questo è importante, perché questo vuol dire che non è che la banca ha bisogno di fare prestiti per creare denaro dal nulla, può Certo. anche semplicemente acquistare direttamente dei beni. Infatti, se tu vai nel sito della pagina della Banca d'Italia, alla pagina che parla di signoraggio, dice la Banca d'Italia che quando è lo Stato che emette moneta, è lo Stato che si appropria immediatamente del controvalore in beni o servizi per il quale ha speso questa moneta. Ed è proprio questo il signoraggio, no? Cioè Certo. sostanzialmente la possibilità di creare moneta dal nulla e in cambio ricevere frutto del lavoro delle persone. Ok, Marco, allora scusami, permettimi di girare a Marino una delle tue considerazioni con una domanda netta. Allora, Marino, ex direttore di una banca che si chiama Cari Chieti, Cassa di Risparmio di Chieti. Se io sono un correntista, ok? Vengo a uno sportello dove tu hai fatto il direttore per anni e ti dico: ecco qui, ti sto portando 500 euro in contanti, 5 banconote da 100 euro. Puoi spiegare a chi ci sta seguendo cosa succede dal momento in cui il cassiere prende queste 5 banconote da 100 euro? Cosa succede alle banconote? Magari la Carichieti li distruggeva, chi lo sa? Cosa succede a queste banconote? Cosa succede al conto del correntista che ha fatto questo versamento? Insomma, è come dice Marco che alla fine c'è un raddoppio istantaneo. Perché tu hai sia i 500 euro in carta che i 500 euro sul conto del correntista. Ecco, vogliamo cominciare a chiarire questo punto, che secondo me è già chiarito questo, insomma, è un bel passo avanti. A te, Marino.
Ma probabilmente, ecco, si fa riferimento al meccanismo della riserva frazionaria, nel senso che io banca posso erogare prestiti, crediti, avendo però l'obbligo di tenere presso di me o presso la banca centrale una percentuale pari al 2% di questi depositi. Il resto li posso erogare sotto forma di prestiti. Poi è chiaro che da qui si innesca un meccanismo moltiplicatore, per cui, ecco, sotto questo punto di vista si dice che la banca, le banche commerciali intendo, creino denaro e quindi lo creino proprio dal nulla. Io vorrei dire una cosa molto importante, però. Sarà forse perché mi occupo di usura, nel senso che combatto l'usura in quanto faccio il consulente per aiutare clienti che sono vittima di usura bancaria. Io mi soffermerei non tanto sull'aspetto del capitale, che pure è importante. Io dico che l'obiettivo dell'usuraio è quello di ottenere il massimo profitto possibile da questo capitale. L'obiettivo non è il capitale, è soltanto l'interesse, perché è chiaro che da questo capitale iniziale io riesco a raggiungere, per un effetto moltiplicatore, un risultato che va molto, molto al di là, riesco a decuplicare o ancora di più quello che è il capitale. A differenza della banca, però, mentre l'usuraio, diciamo, il suo primo capitale, tra virgolette, se l'è dovuto sudare, la banca invece lo ha creato dal nulla, appunto sotto forma di credito che dà alla sua clientela. Quindi sotto questo punto di vista, però, è opportuno fare anche una considerazione. La banca, così come ha creato credito, quindi denaro dal nulla, e lo mette sotto forma di credito nel suo bilancio, allo stesso tempo crea anche del debito, perché se io faccio un finanziamento, è chiaro che poi questi denari oggetto di finanziamento vanno a finire su un conto corrente che va nella posta del passivo tra i depositi. Io adesso sto facendo un ragionamento, considerando l'intero sistema bancario, ecco. L'intero sistema bancario crea denaro dal nulla, ma al tempo stesso crea anche un debito per se stessa dal nulla. Quello che è l'aspetto fondamentale, che poi attraverso questa creazione io ottengo una remunerazione, cioè io vengo remunerato per qualcosa che in effetti non ho prodotto se non creandolo dal nulla, e sarebbe l'interesse. È chiaro che poi, man mano che il capitale mi viene rimborsato a me banca, allo stesso modo mi si riduce anche una quota del debito, però al tempo stesso io ottengo in remunerazione anche l'interesse, che è il vero fine della mia, diciamo così, attività. A quel punto, però, man mano che mi viene rimborsato il capitale, io ho la possibilità di creare ulteriore denaro, e questo meccanismo può andare fino all'infinito e creare appunto questa ricchezza che non è il capitale, bensì è il prodotto del capitale. Salvo, io l'altro giorno ho sentito una tua affermazione quando dicevi, non so se ti ricordi, è impossibile che le banche possano fallire perché creano denaro dal nulla. Attenzione, è vero che creano il denaro dal nulla, però questo denaro non è che se lo mettono dentro il proprio capitale, cioè non è che fanno una stampa virtuale di denaro per metterselo poi nella sua riserva, lo devono per forza impiegare sotto forma di credito, di prestiti. No, appunto, aspetta, scusate, allora dobbiamo fare un po' di chiarezza.
su questo discorso qui, sull'ultima cosa che hai detto, Marino, io poi darò la parola a Marco, che sono sicuro che ha delle cose da dire. Io però, Marino, ti pregherei gentilmente di dirmi quale parte della mia domanda, scusami, quale parte della risposta tua risponde alla mia domanda, perché io non mi sono un po' perso. Allora, ti ho fatto una domanda specifica, che secondo me è importante. Ti pregherei di rispondere a questa domanda. La domanda la ripeto. Io sono un correntista, ti porto in banca, facciamo finta che tu sei non il direttore della banca, ma sei il cassiere di questa banca. Io ti porto 5 banconote da 100 euro e ti chiedo, signor Valentini, oppure cassiere, la prego di metterle sul mio conto. Il mio conto è il numero 574412, ok? Allora, manderà Salvatore, versa 5 banconote da 100 euro sul suo conto, il cui numero ho detto prima, non lo ripeto perché l'ho già dimenticato. E ti chiedo di metterli sul mio conto. A quel punto, se io dopo 3 minuti che sono uscito dalla banca, col mio bancomat, vado allo sportello e faccio una lista movimenti, io trovo sul mio conto 500 euro elettronici che posso spendere con la carta di credito, col bancomat, con un assegno, come voglio io, ok? La banca si trova, quindi, questi 500 euro elettronici sul mio conto e 5 banconote da 100 euro nella cassa. Potresti spiegare a chi ci segue qual è la fine che fanno queste 5 banconote da 100 euro, come vengono contabilizzate e come vengono contabilizzati i 500 euro elettronici che mi trovo sul conto? Guarda, ti posso dire sicuramente che quei 500 euro non vengono poi conservati nella cassaforte della filiale della banca. Sarebbe assurdo avere un controvalore in denaro cartaceo di tutti quanti i depositi che la clientela ha su quella filiale. Poi, come funziona effettivamente, che fine faranno quei denari una volta che sono stati inviati alla direzione generale, queste sono delle cose a cui io non ti so dare effettiva una risposta certa, però posso dirti con estrema chiarezza e certezza che soltanto una piccola parte del denaro, parliamo di denaro cartaceo, rimane all'interno di una filiale di banca. Guarda, ti posso fare anche un esempio molto, molto calzante. A fronte di una raccolta, quindi di depositi, conti correnti, eccetera, anche parliamo di 1 miliardo, no, 1 miliardo forse un po' troppo, di 100 milioni di euro all'interno di una filiale, ti posso assicurare che all'interno di quella filiale, nel suo cavò, ci saranno sì e no 100.000 euro al massimo. Oh, bene, questa è una risposta, una prima risposta che è molto interessante. Quindi tu dici, io non so poi, una volta che noi questi soldi li abbiamo trasferiti alla direzione generale, che fine fanno. E va bene, questa è una bella risposta, anzi io non amo quelli che ti cercano di risponderti sempre a tutte le domande, preferisco quelli che dicono questa cosa la so fino a qui, da qui in poi non lo so. Quindi, ricapitolando, i miei 500 euro cartacei tu li prendi, cioè tu, ci sarà qualche addetto che lo fa, e quando vengono i furgoni blindati li mettono in un sacco e li mandano alla direzione generale. Immagino fisicamente la direzione generale della banca, cioè tu sei un capo filiale della Carichieti che sta in via Garibaldi 7 in una certa città. Quei soldi fisicamente vengono messi in un furgone blindato che, se non subisce una rapina, li va a consegnare alla direzione generale della banca Carichieti, che sarà da qualche parte. Ho capito bene? Sì, effettivamente. Così vanno nel cavò della direzione generale. Poi, alla fine, quello che succede all'interno di quel cavò e chi gestisce questo cavò, a me non è dato di sapere. Non so se poi questi soldi andranno in Banca d'Italia, andranno alla BCE, andranno materialmente presso qualche altra banca, ma lo escludo. Però, ecco, non so darti una risposta precisa su questo. Benissimo. Certamente, questo te lo posso assicurare, non rimarranno in filiale, anche per ragioni di natura, diciamo così, assicurativa.
Bene, allora io a questo punto giro la parola a Marco. Ti prego, ho capito che tu per riattivare il microfono devi muoverti molto dal computer, quindi non te lo disattivo più, però ti chiedo, mentre non parli, di non soffiare o toccare il microfono, perché sennò non riusciamo a sentire il resto. Grazie. Allora, a questo punto io poi al secondo giro, per ora desidero dare la parola a Marco. Vorrei capire poi, va bene, fisicamente tu, una volta che i soldi vengono mandati alla direzione generale, non sai più che fine fanno. Magari invece potrai dirci che fine fanno sul bilancio, cioè questi soldi, questi 500 euro cartacei, da qualche parte vengono scritti. Ecco, quindi questo magari è un punto interessante. Però Marco, sono sicuro che a questo punto avrai un fiume di cose da dire. A te la parola. Beh, è molto semplice. Io sto parlando del fatto che se si trattasse veramente di una dematerializzazione del titolo cartaceo, il titolo cartaceo dovrebbe essere annullato, distrutto. Nel momento in cui questo titolo cartaceo non viene distrutto, cioè il denaro viene clonato elettronicamente, la banca non registra la creazione del denaro che ha effettuato, appunto accreditando il conto del cliente. Questo è il fatto. E capisco che effettivamente sia difficile per un impiegato della banca di analizzare questi meccanismi, perché in effetti sostanzialmente io ho sempre sostenuto che il sistema bancario è organizzato più o meno come erano organizzate le Brigate Rosse a suo tempo, no? Cioè c'era una direzione strategica, infatti la banca c'ha la direzione strategica, e poi ci sono le varie cellule, che in questo caso sono le filiali, che non sanno cosa fanno gli altri, cioè è organizzato in compartimenti stagni, per cui ogni, diciamo, funzionario dipendente conosce solamente il pezzettino di lavoro che svolge lui e non ha, diciamo, una visione complessiva dell'attività bancaria, tra cui anche il fatto che, siccome qua stiamo parlando di denaro elettronico, che quello che bisognerebbe veramente fare l'auditing è dei sistemi informatici che vengono utilizzati sia per la gestione del denaro elettronico che per la sua contabilizzazione. Infatti, in questo studio di Werner, che cosa viene fuori? Che la banca Raiffeisen in Germania, analogamente a quanto fanno tutte le altre banche nella zona euro, aveva utilizzava due sistemi paralleli per gestire il denaro. Uno era il sistema che serviva per la contabilità, che poi doveva a fine anno presentare il bilancio, e l'altro era il sistema operativo che viene gestito appunto direttamente dagli operatori, come la cassa, alla cassa o il direttore della filiale, eccetera. Quindi quello che voglio dire è questo: le banche creano continuamente denaro quando fanno cambio valuta, quando accettano contanti e creano depositi. Ogni volta che creano questo denaro, il problema qual è? Che dal punto di vista contabile non risulta questa creazione di denaro. La creazione di denaro che avviene continuamente non ha niente a che vedere con i requisiti patrimoniali o di riserva obbligatoria, che tra l'altro è la riserva obbligatoria è all'1% dal 1 gennaio 2012, ed è comunque una riserva obbligatoria che viene controllata a fine mese e viene adeguata ex post alla situazione degli impegni della banca. Cioè non è che quando il direttore di filiale, una volta i direttori di filiale avevano una certa autonomia, no? Non so, potevano fare un'apertura di fido fino a, non so, a 30.000 euro. Oggi anche credo che non abbiano più nessuna autonomia, che ci sia proprio un ufficio credito apposta che si occupa, diciamo, fino, per quanto ne so, per esempio in Unicredit, fino a 30.000 euro c'è un programma che si chiama Speedy che gestisce queste erogazioni. Oltre i 30.000 euro la pratica viene esaminata da esseri umani che sono nell'ufficio credito. Però nel momento in cui si decide di effettuare questa linea di credito, eccetera eccetera, in realtà gli addetti, come una volta era il direttore di filiale, non fanno nessun controllo sui requisiti patrimoniali o di capitalizzazione dell'istituto, ma decidono semplicemente sulla base dei dati che fornisce il cliente, e quindi è una decisione che non è una decisione tipo tecnico basata sui parametri
dello stato della banca, perché questo denaro si viene proprio creato dal nulla al momento, così come quando si fa un mutuo, non è che quando la banca mette un mutuo non è che va a vedere se in banca centrale c'è questo 1% di riserva obbligatoria, perché sa benissimo che lo deve adeguare al 27 del mese, per cui al 27 del mese se ha la possibilità di adeguare la riserva obbligatoria lo fa, se non ha la possibilità è la stessa banca centrale che gli presta i soldi che gli mancano per poter adeguare il principio questa riserva obbligatoria. Ma la riserva obbligatoria, come allora, la teoria che espone Valentini della riserva frazionaria eccetera, è quello che viene insegnato all'università, ed è proprio quello che è stato demolito e che risulta completamente falso grazie a questi studi empirici che sono stati fatti da Verne, confermati poi anche dalla Banca dell'Inghilterra con monetaria internazionale. Cioè, che cosa voglio dire? Che non funziona che io ho 100 e posso prestare 99, io creo 100 direttamente e poi alla fine del mese devo mettere uno in questo conto di riserva obbligatoria, se non ce l'ho è la stessa banca centrale che me lo presta. Allora, a cosa serve in realtà il conto di riserva obbligatoria? Non serve per garantire assolutamente niente, ma serve semplicemente come promemoria per la banca centrale per avere più o meno un'idea di quanto denaro è stato creato nel periodo. Questa è la vera funzione di questo conto di riserva obbligatoria, che altrimenti non avrebbe nessun utilizzo pratico. Ma è anche tutto un sistema, cioè il problema della contabilità è molto importante, perché stiamo parlando di denaro elettronico che viene creato anche grazie al sistema contabile. Il problema vero della contabilizzazione di questa creazione di denaro si vede in questo senso, cioè nel momento in cui io faccio un mutuo a un mio cliente e metto a sua disposizione 100.000 euro che io ho creato ex novo, prima di metterli sul conto di cliente li devo far entrare in cassa, cioè ho creato questo denaro a favore mio, perché se no non potrei prestarlo, no? E qui ci rifacciamo di nuovo al discorso di Auriti, appunto, che prestare è la qualità del proprietario. Allora, se io non metto prima sul conto come sopravvenienza di cassa questo denaro che ho creato, che cosa succede? Succede il paradosso che le banche possono essere in difficoltà. Cioè, che cosa succede? Avendo creato i 100.000 euro, ma non avendoli messi nell'attivo al momento della creazione, io li registro solo come spese quando li vado a prestare. Quindi, che cosa vuol dire? Che registrando solamente la parte negativa di questi 100.000 euro, se io ne ricevo indietro 90.000, apparentemente ho perso 10.000 euro. Ma se avessi registrato la creazione dell'attivo, cioè avessi scritto più 100.000 nella cassa della banca al momento della creazione, ed il momento della creazione è quando il funzionario decide di concedere il prestito, la linea di credito, o anche quando la banca intesa decide di pagare 540 milioni all'impresa di costruzione che ha costruito il grattacielo della nuova sede di Torino, cosa fa? La banca intesa mette direttamente i soldi sul conto dell'impresa di costruzione in attivo e a se stessa registra un passivo di 540 milioni. Ma siccome li ha creati dal nulla per pagarsi il grattacielo, è sbagliato che metta solamente l'iscrizione della spesa, per prima mettere l'iscrizione del credito, se no si ha appunto il paradosso di prestare soldi con il portafoglio vuoto, che non è possibile. Bene. Quindi cosa voglio dire? Che nella realtà, se faccio un mutuo di 100.000 e il cliente mi rende 90.000, io ho guadagnato il 90.000, non ho perso 10.000. E il problema è che al pubblico e anche ai politici sembra che le banche siano in sofferenza, perché i 1.800 miliardi di impieghi che ogni anno vengono fatti sul territorio non vengono registrati mai all'attivo della contabilità delle banche. Capisci qual è il trucco? Quindi si ha questo paradosso che infatti è incomprensibile, ma com'è possibile che chi crea moneta dal nulla al momento in cui ne ha bisogno possa mai essere in passivo? È semplice, perché si dimentica di registrarsela in contabilità. Questo è il fatto vero, ed è questo che sulla base della rilevazione attraverso, noi abbiamo fatto semplicemente un'analisi contabile comparata,
di come vengono, di quali sono i principi contabili applicati nella fattispecie di IAS di IFRS. Io ora sto parlando come presidente dell'Istituto di Alti Studi sulla Sovranità Economica e Comunitaria, IASEM, sulla base di queste rilevanze che in Svizzera è stato promosso questo referendum sulla moneta intera, che vuol togliere alle banche commerciali il potere di creare questo denaro, visto che non hanno gestito bene la sua contabilizzazione fino ad oggi e innescano queste crisi economiche, e affidare questo potere di creazione del denaro elettronico completamente alla Banca Nazionale Svizzera. Io sono nel comitato scientifico di questo referendum, sono molto contento che nel 2016 sarà questa consultazione, che da noi è proibita perché noi non abbiamo una democrazia matura come quella svizzera, quindi non possiamo mettere sotto referendum le questioni vitali dello Stato, che rimangono appunto appannaggio di una cerchia di illuminati invisibili che non conosciamo neanche personalmente. Ecco, e quindi allora questa cosa esiste, cioè esiste questa creazione di denaro da nulla. Se questa creazione viene mal contabilizzata, si parla di sofferenze. E quindi cioè, faccio un esempio: Mario Draghi, che ha fatto un quantitative easing di 1.000 miliardi, se ricevesse indietro 900 miliardi invece che 1.000, sembrerebbe che la Banca Centrale Europea ha perso 100 miliardi e magari qualcun altro dovrebbe tirare fuori i soldi per coprire il buco. Il problema è proprio questo, che Mario Draghi, quando ha creato i 1.000 miliardi, si è dimenticato di metterli nell'attivo di cassa per poterli prestare. Quindi questo piccolo errore, questo peccato originale della creazione di denaro non contabilizzata correttamente è quello che oggi ci fa stare in una crisi che non è una crisi reale, perché ovviamente è assurdo, e se non ci fosse questa errata contabilizzazione sarebbe assurdo dire che sarebbe come dire che se un falsario creasse appunto 100.000 euro e li prestasse, ne ricevesse in cambio solo 90.000, avrebbe perso 10.000 euro, perché è un'assurdità, cioè in mano 90.000 euro e se li gode. È la stessa cosa che avviene con questo denaro mancato. Che cosa succede di fatto? Di fatto succede che quando vai a fare il mutuo, come ho già detto altre volte, il notaio si preoccupa di controllare la catena di titolarità del possesso dell'immobile attraverso la verifica presso il catasto, eccetera, cioè che questo immobile esiste, che questo immobile sia intestato al venditore, eccetera. Ma il corpo notarile dimentica di fare un'operazione analoga nei confronti del denaro che viene creato dalla banca e messo a disposizione per il mutuo. Perché se il notaio si accertasse della titolarità corretta del possesso di questo denaro, cioè del fatto che questo denaro sia stato registrato alla creazione, così come un immobile viene accatastato nel momento in cui viene costruito, no? Ecco, a quel punto il notaio avrebbe la sorpresa di scoprire che quel denaro, che quel bonifico sul conto del cliente che ha fatto il mutuo non ha nessuna provenienza legittima, perché non è stata registrata la creazione di questo denaro. Grazie. Quindi, Marco. Scusami, allora... Volevo solo dire che questa cosa tecnica, che è facilmente verificabile se uno riesce a superare gli ostacoli di carattere psicologico, cioè che sarebbero semplicemente, fa possibile che il sistema bancario italiano ogni anno dimentica di contabilizzare 1.800 miliardi, che sono più del doppio del bilancio dello Stato? Sì, ecco, una volta che uno supera questo problema psicologico si accorge che effettivamente c'è questo enorme svarione di tipo contabile che ci crea una crisi che, se non si rettifica la tenuta al contabile del sistema bancario, non finirà mai questo problema. Perfetto, grazie Marco. Allora io a questo punto vorrei ricapitolare con una mia domanda di 20 secondi tutto il discorso che ha fatto Marco. Allora, prima ti ho fatto, Marino, una domanda sulle banconote e vabbè, ci hai dato una risposta che in qualche modo fa capire, anche se non in modo certo al 100%, perché tu dici io dopo che l'abbiamo messa nel furgone non so che fine fa, e quindi diciamo che c'è una certa certezza ma non assoluta.
Comunque, giustamente in chat ci fanno notare, ragazzi, basta parlare delle banconote che rappresentano una piccolissima parte di tutto il di tutto, diciamo, l'ammontare di moneta. Anche se poi giustamente qualcuno dice sì, ma questo è un discorso però teorico che sta alla base, perché in teoria, per come si comportano le banche, quella banconota dovrebbe distruggerla, ecco, visto che mette all'attivo 500 euro sul conto del cliente. Comunque va bene, lasciamo perdere il discorso della banconota. Riassumendo tutto il discorso articolato che ha fatto Marco, Marino, ti faccio questa domanda. Sono sempre il solito cliente con il conto quello di prima, vengo lì e ti chiedo un mutuo. Voi fate naturalmente tutte le indagini per capire se io ho le garanzie, se ho uno stipendio e tutte queste belle cose. Dite che ok, mi potete erogare un mutuo di 200.000 euro, tanto per fare un esempio. Quindi un giorno ci presentiamo presso un notaio per fare il mutuo, c'è il venditore della casa, c'è l'acquirente che sarei io, c'è la banca che verrà un delegato, tu stesso, un tuo delegato, che mi porta un bell'assegno circolare di 200.000 euro, va bene? Allora io questo assegno circolare lo do al proprietario della casa, il quale, grazie all'atto del notaio, mi trasferisce la proprietà della casa. Bene, puoi spiegarci che cosa succede a questo punto? Cioè, intanto, questo assegno circolare che voi avete stampato, come viene contabilizzato nei bilanci della banca? E quando poi questi 200.000 euro vengono trasferiti, non sul mio conto, perché io manco li vedo, io come... come acquirente, io non li ho neanche visti 200.000 euro sul mio conto. Io prendo quell'assegno di carta, l'assegno circolare cartaceo, che è già intestato a nome del venditore della casa, non a nome mio. Io quindi praticamente faccio solamente da passacarte, prendo questo pezzo di carta davanti al notaio, lo ricevo dalla banca e contestualmente lo consegno al proprietario della casa. Io ho il trasferimento della proprietà della casa, naturalmente con ipoteca, e poi parleremo di questo, e la banca, cioè il titolare della casa, cioè il proprietario della casa, prende questo assegno, lo va a versare sul suo conto e si troverà più 200.000 euro sul conto. Bene, come vengono contabilizzati questi 200.000 euro sulla banca che eroga il mutuo, e poi come vengono trasferiti e come viene contabilizzato il trasferimento sulla banca che accetta questi soldi sul conto di chi ha venduto la casa? Allora, al momento dell'erogazione, che avviene contestualmente alla stipula dell'atto di mutuo, praticamente viene erogata questa somma, quindi viene trasferita questa somma del mutuo materialmente sul conto corrente, anche se questa somma è indisponibile da parte del mutuatario. Contestualmente a questa erogazione, che deve necessariamente avvenire sul conto corrente, l'impiegato di banca emette quell'assegno circolare secondo le pattuizioni che sono regolate all'interno dell'atto di compravendita. Avviene semplicemente così. Quindi non so se sono stato chiaro. Non lo so, cioè sul bilancio la banca che eroga il mutuo cosa scrive? Sul bilancio troverai una partita di credito sotto forma di mutui, e dall'altra parte invece una partita, almeno al momento dell'erogazione, di deposito sul conto corrente del cliente. Okay. Poi quello dell'assegno circolare è un utilizzo del conto corrente del cliente, anche se di fatto è stato realizzato, diciamo così, dalla banca, che è obbligata a emettere un assegno circolare secondo i patti che c'erano sull'atto di compravendita e o del mutuo. Ok, ma scusami Marino, ti faccio la domanda in modo più specifico. Facciamo finta di avere un quaderno, ok? Poi è chiaro che viene tutto fatto sul computer in modo elettronico. Comunque facciamo finta di avere un quaderno dove la banca scrive: Salvatore manderà e quindi metterà da qualche parte che io sono debitore della banca di questi 200.000 euro, quindi metterà nel conto meno 200.000 euro. Poi la banca metterà in un altro foglio di questo quaderno ipotetico più 200.000 euro, perché li trasferisce alla banca di quello a cui viene consegnato l'assegno circolare, e quindi la banca praticamente risulta, credo, a zero. Non lo so, ecco, vorrei capire questa parte del bilancio, cioè questi 200.000 euro, c'è un momento in cui compaiono, non esistevano fino a un attimo prima, a un certo punto compaiono dal nulla.
in che modo compaiono nel bilancio della banca e quali sono tutti i vari passaggi dal momento in cui compaiono al momento in cui vengono accreditati sul conto corrente del venditore dell'immobile. Cioè, chiaramente, se c'è un utilizzo da parte del cliente che va a prelevare, come nel caso specifico, che va a prelevare quei soldi dal suo conto corrente, è chiaro che c'è uno sbilancio, poiché avremo nella sezione dell'attivo del bilancio della banca l'intera posta del credito del mutuo, mentre invece nel passivo non abbiamo più quella somma che era detenuta sul conto corrente, salvo poi che quel conto corrente, che quell'assegno circolare frutto del prelevamento sia stato utilizzato poi dal venditore dell'immobile con accredito sul suo conto corrente, magari anche della stessa banca. A quel punto c'è uno spostamento di fondi, quindi in bilancio è assolutamente neutra questa situazione, perché è comunque sempre un deposito, sia pure con intestatario diverso, quindi comunque le due poste si vanno a bilanciare. Era questo quello che volevi intendere tu? Sì e no. Allora, in questo caso, se il venditore della casa è un correntista della stessa banca che eroga il mutuo, hai risposto. Okay. C'è equilibrio, altrimenti c'è uno squilibrio nella parte dell'attivo. Cioè la banca è in negativo di 200.000 euro, è questo che stai dicendo? No, la banca è in attivo, cioè nel senso che ha dei crediti per quanto riguarda cioè non ha debiti nei confronti della clientela in questo caso. No, aspetta. Allora, facciamo l'ipotesi che il venditore della casa ha un conto presso, per esempio, la Unicredit, insomma una banca diversa dalla Carichieti dove lavoravi tu. Bene, tu mi dai questo assegno circolare, quindi questi 200.000 euro vengono trasferiti in un conto esterno alla Carichieti, quindi il venditore si troverà più 200.000 euro. Questo vuol dire che la banca erogherà, tirerà fuori questi 200.000 euro, quindi la banca ha un'uscita, da qualche parte c'è un meno 200.000 euro. La domanda è: nel momento in cui ha creato questi 200.000 euro, che magari gli vengono erogati dalla cassa centrale, dalla sede centrale, no? Come se fosse un cliente, un fornitore esterno, non lo so. Però da qualche parte, quando questi 200.000 euro vengono generati, cosa succede sul bilancio? Niente, sul bilancio avremo un attivo per quanto riguarda la parte relativa ai mutui, mentre invece nel passivo non troviamo più il debito corrispondente sotto forma di deposito, mentre invece questo l'avremo presso un'altra banca che a sua volta invece non avrà nell'attivo dei crediti. Ricordi logica, è questo quello che dovrebbe essere. In definitiva, allora faccio la domanda ancora più, in modo più chiaro. Quello che sostiene Marco Saba, a cui naturalmente adesso do la parola, è la seguente cosa. Lui dice: la banca oggi fa questo. Quando crea il denaro dal nulla non lo mette in bilancio, quindi risulta una passività, la banca è in negativo di questi famosi 200.000 euro perché li ha ceduti a una banca esterna, a mano che il cliente paga rientra di questa cifra, fino a quando, se il cliente è un bravo cliente che paga tutte le rate, alla fine della durata del mutuo si troverà a zero perché sarà rientrata tutta la cifra che aveva prestato più gli interessi. Questo è quello che secondo Marco Saba succede. Invece, secondo Marco Saba, dovrebbe succedere una cosa diversa, e cioè la banca dovrebbe prima mettere a bilancio più 200.000 euro perché li ha creati, poi nel momento in cui li consegna al cliente o al proprietario della casa dovrebbe avere un meno 200.000 euro e quindi la banca se ne va a zero, poi quando il cliente ha restituito la somma la banca si troverà quella somma in positivo. E quindi, se il cliente è un cattivo cliente che magari non paga l'intera somma ma ne paga solamente l'80%, la banca non ha perso il 20%, ma ha guadagnato l'80%. Questo è quello che sostiene Marco Saba. Allora, tu da ex direttore di banca puoi testimoniare di aver visto che la banca si comporta come Marco dice che si comportano nella realtà o come Marco dice che dovrebbero comportarsi? O magari in un terzo modo, e in questo caso ti dico di dire quale.
Quindi da quello che ha detto il dottor Saba, sembrerebbe che la banca dovesse creare al momento della creazione una posta nell'attivo, che potrebbe essere, che ne so, ad esempio nel capitale circolante. Mi sbaglio o è questo quello che volevo intendere? Sì, Successivamente, nel conto di cassa, com'è? nel conto di cassa, lui Conto di dice. cassa, Conto di creo cassa, denaro dove c'è perfetto. il conto di Il cassa. circolante, ok. Dopodiché, questo conto di cassa, diciamo così, lo trasferisce sempre nella stessa sezione dell'attivo tra i crediti a medio e lungo termine. Ok? E questo è quello che No, 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 no. volevo Dopo dire. che ha, scusi, dopo che ha accreditato il conto di cassa, ha la disponibilità o provvista per poterlo trasferire sul conto di deposito del cliente. Questo è il fatto. Chiaro. Cioè, quello che voglio dire, cercherò di essere più, veramente, qua il Sì, l'ho problema è molto capito. semplice. Quello che voglio dire è che nella realtà accadono delle cose e contabilmente ne accadono delle altre. Cioè, quello che sto dicendo è che la contabilità e i bilanci bancari sono fatti per nascondere la creazione di denaro dal nulla e per far credere al pubblico che il denaro che viene utilizzato proviene o da depositi preesistenti, no? Ma cioè che proviene da altre fonti che non sono la creazione ad hoc nel momento in cui questo denaro viene disposto sui depositi dei clienti. Quindi la contabilità è fatta per nascondere la creazione del capitale e per far credere che la banca utilizzi sempre dei soldi che devono esistere da qualche altra parte, ed è per questo che c'è questo problema di questi buchi che vanno continuamente riempiti, mentre nella realtà, creando questa provvista dal nulla al momento del bisogno, se la facesse transitare dalla sua cassa come disponibilità per poterla poi trasferire sul conto del cliente, si eviterebbero tutti questi problemi che oggi abbiamo. Ora, il problema è che sono 8 secoli che le banche nascondono la creazione di questa moneta immaginaria, come la chiamava Einaudi, che oggi invece si chiama moneta elettronica. E perché sono secoli che lo fanno? Anticamente lo facevano perché il batter moneta era la prerogativa del signore o del sovrano, e quindi non potevano far vedere che si appropriavano di una prerogativa sovrana. Oggi lo fanno molto più prosaicamente per evitare di manifestare gli attivi e i profitti che hanno realmente e per evitare di pagarci le tasse sopra o di dover restituire questo signoraggio allo Stato. Ed è di queste cose che si parlava negli ultimi mesi di vita con Auriti per telefono, cioè era proprio di questo fatto del denaro virtuale che rappresenta oltre il 97% del circolante e che se la creazione di questo denaro virtuale viene contabilizzata male, così come le stesse banconote vengono mal contabilizzate dalla banca centrale, no? Perché è la stessa cosa anche lì. Il fatto di dire purtroppo, e qua bisogna, qui per fortuna la Banca Centrale Europea pubblica le statistiche M2. Nelle statistiche M2 il denaro circolante è monete più banconote più denaro elettronico. Se il denaro elettronico, come dice il dottor Valentini, fosse semplicemente una rappresentazione del denaro materiale, non sarebbe sommata, non verrebbe sommato, perché in tutto il denaro elettronico, il denaro metallico e quello cartaceo sarebbe un sottoinsieme. Mentre invece viene assommata proprio per quello che stavo dicendo io, perché quando porto i 500 euro cartacei e la banca crea denaro elettronico sul mio conto, crea del denaro in più e non del denaro, proprio perché non avviene la dematerializzazione. Quindi quello che io voglio dire in sostanza è che se io ho il potere di creare gli accendini, creo un accendino e lo do al dottor Valentini, e sulla mia contabilità segno meno un accendino e sul suo conto scrivo più un accendino, e poi quando lui me lo restituisce il suo conto va a zero e il mio va a zero, io però in mano mi ritrovo in nero un accendino. Questo è il discorso. Perché? Perché al momento della creazione non me lo sono messo nelle attività. Sarebbe come se la Fiat, tutte le volte che produce un'automobile, non mettesse l'automobile in magazzino e quando la vende scrivesse meno un'automobile, e poi a pareggiare la partita mettesse più il corrispettivo in denaro dato dal cliente per l'automobile, e la Fiat dicesse sono a zero, non ho guadagnato niente. È la stessa cosa. Quando si crea qualcosa che
per poterne disporre come proprietario, perché prestare, ma non solo prestare, anche comprare, ci deve essere questa legittima proprietà della cosa che viene prestata. Quindi quello che io dico è che la catena di titolarità del denaro che viene utilizzato, il denaro elettronico, non risale mai alla fonte del singolo istituto che l'ha creato, perché i singoli istituti che creano denaro dal nulla tutti i giorni si dimenticano di avere una voce contabile dove c'è scritto denaro creato. Questo è il discorso. E quindi che cosa succede? Sembra sempre che vanno sotto perché si sono dimenticati che nel momento in cui creano del denaro, quando lui parla di trasferimento sul deposito del cliente nel caso di mutuo, ma trasferimento da dove? Non c'è nessun trasferimento, perché la cifra prima alla banca non è stata accreditata. Lo so che sembra una cosa banale, che sembra una cosa enorme, che viene da dire, ma è possibile che non se ne sia accorto nessuno finora? Però purtroppo è così, perché vedo che tutte le volte che lo spiego incontro da parte degli interlocutori una grandissima, sorpresa. Però se faccio l'esempio dell'accendino o l'esempio di una banana, creo una banana dal nulla, se io la presto e scrivo solo meno una banana, senza prima essermi messo in magazzino più una banana, e mi restituiscono mezza banana, io apparentemente ho perso mezza banana, ma in realtà ho in mano ancora mezza banana che mi è stata data come attivo. Quindi in sostanza le banche creano denaro, ma non lo distruggono mai. È semplicemente una sembianza contabile il fatto che le banche distruggano il denaro alla restituzione, ma in realtà non hanno nessun bisogno di distruggerlo, perché quando l'hanno creato non l'hanno messo l'attivo. Quindi in sostanza tutto il denaro elettronico che sta girando, più di 10.000 miliardi apparentemente, in realtà secondo le statistiche, ma in realtà è molto di più, 10.000 miliardi di euro, e non ha un'origine certa e tracciabile. Chiaro, questo è semplice, no? Sì, io direi di sì. Marino, sono stato costretto a chiudere il tuo microfono perché purtroppo continuava ad arrivare un sacco di rumori, quindi ti prego adesso riavvicinati, magari non so se riesci a tenere il computer sempre a portata di mano, perché l'ideale sarebbe disattivarlo e attivarlo ogni volta, perché altrimenti anche la voce di Marco non si sente bene, perché arrivano un sacco di rumori, frusci da parte tua. Quindi adesso ti prego di riattivartelo in modo tale che tu possa rispondere. Ecco, qui ci sono tanti commenti in rete, sono veramente subissato di messaggi. Ecco, per esempio Gianluca Monaco scrive: da banchiere non aspetto altro che mi venga riconosciuto questo, tanto se emetto 100 dal nulla e me lo metto in capitale e ci pago 30 di tasse, mi restano 70 creati dal nulla. Ma vi rendete conto della cazzata? E che ci faccio con questi 70 se non li spendo? Perché dovrei occultarli? Non avrebbero valore se non li metterei in circolazione per comprare o prestare. Vabbè, qui quindi ci sono, anche fra il pubblico ci sono diverse posizioni. Sempre Gianluca dice: ma che dici Marco, quell'accendino è il valore reale creato con l'emissione. Vabbè, e quindi anche il pubblico non è tutto concorde, ecco, su questa posizione. Non lo so Marino, hai qualcosa da aggiungere su questa cosa qui, della contabilità, di cosa succede quando viene generato questo denaro? Perché poi è chiaro che è tutto lì il punto, cioè questo denaro, oddio, io chiudo per il momento il canale perché arrivano un sacco di rumori, quindi questo denaro alla fine, nel momento in cui viene creato, magari dalla sede centrale della banca, viene messo più nel bilancio da qualche parte? Questa è la domanda alla quale ancora io non ho capito bene se c'è una risposta a questa domanda. Ma anche da un commento che c'è stato, che tu hai letto poco fa, mi sembra di dover rilevare che a questo punto, adottando questo modo di contabilizzare il capitale, ci sia un implicito riconoscimento della proprietà del capitale. Cioè è come dire: va bene, in effetti lo hai creato ed è tuo, cioè tu sei proprietario di questo capitale. Mentre invece se fosse veramente così, allora io questo capitale non sarei neanche obbligato a prestarlo. È mio questo capitale, me lo metto direttamente tra i miei mezzi propri, nel capitale, anzi lo vado a distribuire addirittura anche agli azionisti e così via.
con un effetto che nel tempo si moltiplica sempre di più e arriva fino all'infinito. A quel punto anche gli stessi azionisti avrebbero trovato la gallina dalle uova d'oro, non percepiscono soltanto dividendi e basta. Perché? Perché la banca ha creato denaro dal nulla che diventa proprio. Io quello che ho detto inizialmente, ho parlato di capitale più che altro come un mero strumento, non ho parlato di obiettivo capitale, quindi la proprietà del capitale, ho parlato semplicemente che l'obiettivo delle banche è di utilizzare questo capitale per ottenere la ricchezza che il capitale è in grado di poter fornire, sarebbe l'interesse. Il discorso invece sulla creazione del capitale e poi metterlo come se fosse effettivamente un qualche cosa di proprio, effettivamente è un riconoscimento implicito, adesso non so se si possa essere d'accordo con questo che sto dicendo, della proprietà di questo capitale. Ma io con la proprietà del mio capitale ci faccio quello che voglio, non sono neanche obbligato a prestarlo. A quel punto il capitale me lo tengo per me e ci compro quello che voglio. Non so se ho reso l'idea. Allora io direi che, per quanto tu dicevi, allora se fosse così semplice, semplicemente potremmo dividere questo denaro creato dal nulla fra gli azionisti come dividendi e finita lì. Beh, allora il discorso, io ho capito questa cosa nelle ultime settimane. Secondo me la banca ha due funzioni. Ha un ruolo, lo metto fra virgolette, sociale, cioè quello di sottrarre denaro alla gente, non perché alla banca interessi il denaro, perché tanto lei tutto quello che vuole se lo crea, ma semplicemente perché il popolo deve essere derubato del denaro che lui si guadagna con fatica attraverso le tasse, e quindi direttamente lo Stato lì gioca in proprio, e attraverso i vari debiti in cui lo Stato gioca attraverso le banche. E questo è uno dei ruoli della banca. L'altro ruolo invece è quello di accumulare beni reali, e questo come lo fa? Tramite tutte le garanzie, quindi le ipoteche, fideiussioni, privatizzazioni, eccetera eccetera. Alla fine la banca, primo, non distribuisce i soldi agli azionisti, perché così sarebbero in troppi a capire il trucco. Invece gli azionisti vengono fregati esattamente come tutti gli altri cittadini. Infatti quando Marco Saba va alle riunioni degli azionisti a denunciare questa cosa, la gente lo guarda con tanto di occhi così, però poi non fa niente perché evidentemente è troppo complicato da capire, oppure sono troppo addormentati, ecco, dalla propaganda, e quindi non fanno niente. È chiaro che gli azionisti sono delle vittime come tutto il resto del popolo. Tutto quello che deriva, tutto il reddito che deriva da questo trucco delle banche, loro se lo spendono, secondo me, in che modo? Beh, fanno dei crediti farlocchi a dei prestanome, come tu stesso mi hai detto prima, e vedo che annuisci, mi fa molto piacere, fanno dei prestiti farlocchi che sanno fin dall'inizio che non verranno mai restituiti, perché tanto quei soldi poi il prestanome li va a usare per comprarsi dei beni reali sul territorio. E poi la cosa più importante è quella, attraverso per esempio il consolidamento dei debiti. Io ho tanti debiti con la banca, bene, ti propongo un bel mutuo di consolidamento, così mi fai l'ipoteca sulla casa, e a quel punto il mio obiettivo è quello di prenderti la casa. Questo fa la banca, cioè drenare soldi in modo da schiavizzare la gente e rubare i beni materiali al popolo. Questa è la mia funzione. Quindi è ovvio che la banca non ha nessun interesse a distribuire soldi, che tanto sono finti, sono falsi, agli azionisti, anche perché, ripeto, se lo facesse il gioco diventerebbe troppo di dominio pubblico e quindi si scoprirebbe il trucco. Questa è la mia opinione, ecco. Non so cosa pensi su questo, Marino. È chiaro che se io volessi fare mio il capitale che ho creato, non sotto un punto di vista della banca, bensì di banchiere, attenzione. Infatti questa precisazione l'ho fatta anche l'altro giorno nel corso dell'altra intervista. Io non faccio altro che prestare soldi a, come hai detto tu poc'anzi, dei prestiti farlocchi ad amici, a persone colluse con me, che poi se li vanno a portare altrove, e a quel punto è chiaro che la banca ne ha la cosiddetta sofferenza, però a quel punto i soldi effettivamente sono andati a finire da qualche parte. Dove sono andati a finire? Li hanno messi sicuramente in tasca quei mascalzoni che stanno all'interno delle teme, i loro amici. Ecco, questa è la mia concezione
della proprietà del capitale che io vado a creare come banca, cioè io banchiere che sto all'interno della banca, sfrutto le potenzialità della banca per creare denaro e per farlo mio attraverso la erogazione di questi prestiti che non verranno mai restituiti. Benissimo, bene, credo che questo punto è abbastanza chiaro. Certo, Marco, infatti stavo per darti la parola, stavo proprio per dire, Marco, cosa vorresti aggiungere a quello che hai sentito finora per cercare di portare avanti questo discorso? Poi c'è ancora il discorso delle cartolarizzazioni, eccetera, eccetera, però piano piano. No, ma io vorrei semplicemente aggiungere quello che diceva il professor Auriti. Cioè, che cosa diceva il professor? Siccome qua tutti sono diventati auritiani, voglio dire, compreso il Gianluca Monaco, che indipendentemente non ha studiato bene Auriti, ma che cosa diceva Auriti, per esempio, nel caso che un comune emettesse la propria moneta, come diceva di contabilizzare la creazione? Auriti diceva di aprire una posta in contabilità intitolata beni patrimoniali fungibili, di accreditare questa posta di beni patrimoniali fungibili della quantità di moneta che si era deciso di creare per coprire le spese, e poi di attingere a questo fondo per poter pagare le spese che si erano deliberate nel Consiglio Comunale. Quindi in sostanza il Consiglio Comunale delibera una spesa di X per riparare una strada o per fare qualsiasi cosa, la tesoreria del Comune accredita il conto beni patrimoniali fungibili della cifra che è stata deliberata, la quale poi viene spesa e l'opera pubblica viene eseguita senza nessuna necessità di tassazione. Questo è quello che diceva il professor Auriti. Quindi tutti questi auritiani, diciamo, dell'ultima ora o della penultima ora, dovrebbero ricordarsi di come Auriti suggeriva di contabilizzare la creazione di moneta. In maniera analoga, se la creazione di moneta non viene fatta dal Comune, ma o dalla tesoreria di Stato o da una banca, comunque all'atto della creazione questa moneta deve essere iscritta all'attivo prima di poterne disporre. Questo è anche quanto succede per tutte le altre società che operano finanziamenti e che non sono banche, le quali sono tenute ad avere il denaro prima di poterlo prestare, che è anche quello che ci suggerisce la logica, il buon senso e la diligenza del buon padre di famiglia. Bene, ti ringrazio Marco, anche perché questa volta è stato un intervento chiaro e breve. Allora, io sono un po' confuso, devo ammettere, perché vedo che ci sono fra i nostri ascoltatori che scrivono tanti commenti, delle posizioni che apparentemente sono diverse, però poi sono disarmato perché vedo che lo stesso Gianluca Monaco, che prima diceva una cosa che sembrava in antitesi con quello che stavamo cercando di dire, poi dice: bravo Salvo, i banchieri non lavorano e fanno lavorare il popolo indebitandolo e si prendono i loro valori reali. E beh, caro Gianluca, se mi dici bravo perché fanno quello che hai appena detto, beh, ma allora vuol dire che sei d'accordo con quello che abbiamo detto in generale, perché questo ladrocinio dei nostri valori reali può avvenire esclusivamente se il meccanismo è quello che abbiamo descritto, che tutto sommato non mi sembra neanche che sia stato smentito da Marino. Ora, ecco, io vorrei capire una cosa, perché a volte sono veramente, ho proprio la testa dura, ma dal punto di vista del bilancio, Marino, ti sembra che, capisco che forse è impossibile dare una risposta digitale, sì, no, ma insomma... l'esempio dell'accendino, per esempio, che ha fatto, o della banana che ha fatto prima Marco, ecco, come è fatto? Cioè, la banca, questi soldi, lo so che sto ripetendo per la quarta volta la stessa domanda, ma è perché evidentemente non ho capito ancora la risposta. L'esempio dell'accendino, guarda che ti ho disattivato il microfono, Marino, ti chiedo perdono, ma devo farlo tutte le volte perché sennò non riusciamo a sentire quando parla Marco, quindi ti prego di riattivartelo. Allora, ti chiedo, l'esempio dell'accendino è calzante o è una bufala? Come, da quello che capisco, sembra sostenere uno dei nostri ascoltatori. Non è una bufala, non è campato in aria, assolutamente. Quello che vorrei far capire però è che il bilancio dell'azienda banca sfugge spesso alle logiche di quello che rappresenta invece il bilancio di una normalissima azienda. E altra cosa molto molto importante
i bilanci delle banche vengono costruiti, io ad esempio ho sentito spesso anche dalla dottrina parlare di falso in bilancio, falsificazione dei bilanci, ma io vado anche oltre, perché la falsificazione dei bilanci che vengono fatte, che viene fatto presso la banca, è qualcosa di allucinante, laddove sono tendenti a carpire la fiducia dei risparmiatori, come è successo recentemente. E se pensiamo che, ad esempio, ci sono degli organi di controllo sia interni e sia esterni, quali possono essere ad esempio la Banca d'Italia e quant'altro, che avallano queste falsificazioni, allora veramente siamo del tutto disarmati e non abbiamo alcuna possibilità di poter cambiare le regole, cioè non le regole, di cambiare questo modo di pensare, questo modo di agire delle banche, che effettivamente è un qualche cosa di allucinante a volte. Il bilancio della banca, ecco, concludo dicendo che è assolutamente, completamente diverso da quello di un'azienda normale, pur essendo comunque un'azienda secondo il codice civile uguale a qualsiasi altra, però le logiche di bilancio dell'azienda banca sono del tutto diverse. E attenzione, quasi sempre non sono nemmeno di comprensione facile per noi stessi addetti ai lavori, addirittura a volte vengono anche segretati certi aspetti della compilazione del bilancio. Ad esempio, posso dire, io volevo negli ultimi giorni controllarmi un po' i bilanci della Carichieti e ho notato ad esempio che sono stati del tutto oscurati, perché avevo notato nel passato che c'erano state delle situazioni un po' limite, che magari poi ne parleremo, perché ho visto che volevi accennare prima anche alla cartolarizzazione. Ecco, questo che volevo dire, i bilanci delle banche sono tutt'altra cosa dei bilanci di una normale SPA, ma cosa più grave, sfuggono alle regole, diciamo così, anche sanzionatorie da parte dell'autorità giudiziaria. L'unica che può controllare, verificare la bontà di un bilancio, purtroppo è soltanto la Banca d'Italia e gli altri organi come Consob oppure Società di Certificazione del Bilancio. Benissimo, caro Marino, quest'ultima tua affermazione, mi sono anche scritto, ecco, adesso se tu riesci a appoggiare il microfono, ecco, vediamo così, allora prova a non chiuderlo, se è proprio lontano in modo da evitare via i rumori. Mi sono segnato proprio 1 ora e 11 minuti, perché poi magari vado a tagliare questo pezzo, perché qua hai fatto un'affermazione importante, cioè tu hai detto i bilanci delle banche sono fatti in modo diverso da qualunque altra società e addirittura gli unici che possono controllare sono la Banca d'Italia e la Consob, che ormai per me è lapalissiano che siano delle associazioni per delinquere di stampo mafioso, e quindi pretende non c'è nessuno che controlla. Quindi io voglio leggere quello che tu hai detto proprio con una assoluta affermazione che quello che dice Marco Saba è corretto, perché tu stai dicendo che il bilancio delle banche non segue il bilancio delle altre società. Ecco, manca solo da capire perché. Forse la risposta è perché si è sempre fatto così, e questo fa il paio. Un attimo Marco, fammi leggere per favore questo commento che scrive Sergio in chat, che dice: non è campata in aria, si è sempre fatto così e sempre così si farà, mettetevi il cuore in pace e rimanete schiavi, questo è troppo. Ecco, questo è quello che dice Sergio, naturalmente, che è uno dei nostri ascoltatori, e io comunque mi trovo molto d'accordo. Marco, cosa volevi aggiungere? No, volevo aggiungere che il problema non è tanto il fatto che le banche tengano la contabilità in un modo anomalo, ma il fatto che le società di revisione dei bilanci sostengono che questa contabilità è stata tenuta secondo le regole contabili internazionali IAS, IFRS, cosa che non è vera,
Quindi questo è quello che... Cioè, non tengono la contabilità secondo il dettato di queste norme IAS, IFRS. Questa è la cosa importante. Nonostante la firma delle quattro società di revisione. E poi, seconda cosa, che non è, diciamo... corretto dire che siano solo la Banca d'Italia, la Consob, gli organismi che hanno la possibilità di controllare, perché in realtà lo Stato, volendo, avrebbe la possibilità di attivare sia la Corte dei Conti, magari sollecitata dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio, per poter fare una revisione terza dei bilanci bancari e fare emergere queste violazioni delle normative IAS, IFRS. Quindi diciamo che, perché d'altra parte è una prerogativa anche in Costituzione il fatto che lo Stato difenda il risparmio e quindi che controlli anche l'esercizio del credito. Quindi pretendere di dire, diciamo, o di far pensare al pubblico che purtroppo non si possa far niente è un po' sbagliato. In effetti c'è anche poi la magistratura, anche lì bisognerebbe capire come mai, mentre per tutti gli altri, le altre aziende, gli altri crimini analoghi a quelli bancari si va in fondo con una certa severità, appunto per quanto riguarda le banche c'è una specie di exceptio magistratis, c'è una specie di riverenza intrinseca nei confronti di questo sistema bancario, che probabilmente è dovuto anche al fatto che ormai, proprio grazie al potere di creare denaro dal nulla, esentasse e senza farlo apparire contabilmente, evidentemente il cartello bancario è in grado di comprarsi tutto. E in effetti, sostanzialmente, visto che la banca è privata, la Banca d'Italia è privata e la tesoreria dello Stato è in mano a una banca privata, e quindi anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze è sostanzialmente in mano al cartello bancario, basta anche sentire le dichiarazioni dei loro esponenti quando dicono che non possono fare chiarezza sui derivati per non indispettire gli specialisti in titoli di Stato, che sarebbero le banche dealer che tengono in scacco la nostra economia e il nostro paese. Bene, si è creato un sistema per cui, anche se sulla carta effettivamente lo Stato avrebbe la possibilità di intervenire, diciamo che non lo fa perché ha timore di questo potere, di questa specie di ISIS bancario, no, che domina l'Occidente in questo momento. Quindi io quello che posso dire è che semplicemente dovremmo invece sollecitare questi organi di controllo statale, cioè la Corte dei Conti, e anche eventualmente arrivando a chiedere una commissione parlamentare di inchiesta sulla contabilizzazione della creazione del denaro per verificare se sia o meno a norma rispetto alle norme contabili internazionali, in modo da far emergere questo signoraggio da creazione di denaro elettronico, e in modo che, io dico, oggi come oggi si potrebbe tassare, certamente, perché rappresenta un profitto occulto, però niente vieta che poi la politica decida che il signoraggio sulla creazione di denaro spetti ai governi e non ai banchieri privati. Questo è un fatto successivo, perché una cosa è parlare di una riforma, e allora per arrivare a fare una riforma bisogna arrivare a convincere tutta una serie di operatori, e quindi è una cosa che può durare anni, e normalmente negli anni che dura la proposta di una riforma alla fine viene snaturata e diventa tutta un'altra cosa da quella che era l'intenzione del riformatore, ma semplicemente mettendo in pratica gli strumenti attuali che abbiamo, cioè il rigore contabile rispetto ai principi internazionali, l'attivazione di quegli organismi che hanno l'obbligo e il dovere di controllare, come il Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio, la Corte dei Conti, eccetera, e eventualmente creando una commissione parlamentare di inchiesta straordinaria apposta su questa questione, perché è una questione che riguarda la sicurezza dello Stato. Noi stiamo parlando di 1.800 miliardi di impieghi creati dal nulla ogni anno dalle banche commerciali, ma dimentichiamo i 200-300 miliardi creati dalle banche centrali, dimentichiamo appunto la quantità di denaro elettronico che viene creato dalla BCE, e anch'essa contabilizzando in modo erroneo
questa creazione di denaro. Quindi io mi rifaccio al discorso di Auriti che diceva bisogna accreditare un conto dell'emittente all'atto dell'emissione di questo denaro, perché altrimenti, vi faccio un esempio, se non capite questo concetto che Auriti aveva espresso chiaramente, si corre il rischio, supponiamo, di arrivare a un futuro in cui ci sia, facciamo caso, una tesoreria europea che emette direttamente l'euro invece che la Banca Centrale Europea, faccio un esempio, e se questa tesoreria all'atto della creazione dell'euro se lo mette in passivo prima di esserselo accreditato, purtroppo questa tesoreria europea sarà costretta a tartassare i cittadini europei con le tasse per coprire questo falso buco in bilancio, e quindi saremo al desolato. Quindi se non si chiarisce e definisce perfettamente la modalità di contabilizzazione della creazione all'atto della creazione di questo denaro, quindi attribuendone la proprietà contabilmente all'emittente, questo era un discorso su cui Auriti batteva particolarmente, cioè di chi è la moneta all'origine, la proprietà di questa moneta. Ecco, se non si chiarisce questo punto, tutti gli sforzi di riforma, sia accentrare questo potere alla banca centrale, oppure nazionalizzarlo, toglierlo alle banche e darlo a un'autorità statale senza rettificare la contabilizzazione di questa creazione di denaro, noi saremo sempre alle solite. Bene Marco, io ti ringrazio. Allora vorrei dire che non ho molta fiducia sul fatto che indagini da parte della Corte dei Conti e di tutti gli altri enti che tu hai elencato possa avvenire a breve. E sai perché ti dico questo? Da che cosa è anche stato incrementato ulteriormente questo mio pessimismo, fra virgolette? Perché ho sentito ieri sera delle dichiarazioni che ha fatto il cosiddetto professor Mario Monti alla trasmissione 20 e 30 di Lilli Gruber, dove la Gruber chiedeva: senta, lei voterà la sfiducia che il Movimento 5 Stelle ha presentato sia alla Camera che al Senato contro il ministro Boschi? E il cosiddetto professor Mario Monti ha dato una risposta, tutto questo è documentato, ci ho fatto il Mi Scappa la diretta ieri sera, quindi potete vederlo se volete, proprio potete ascoltare le parole di Monti, praticamente ha dato una risposta che per me suona proprio come una minaccia pseudo-mafiosa, perché ha detto, attenzione, capisco che ci possono essere dei problemi legati al padre, alla famiglia di un ministro, però vedete, stiamo parlando del sistema bancario, qua si rischia che un piccolo incendio possa diventare un grande incendio. Di queste cose praticamente bisogna occuparsene in modo appropriato. Cioè sta dicendo, di queste cose non si parla, non si può indagare, non si deve fare niente. Se era un ministro che magari aveva rubato dei polli così, per carità, gli tagliamo le mani, lo mettiamo in galera, eccetera, eccetera. Siccome si parla di banche, di queste cose non si può parlare, mi dispiace, il sistema bancario non si tocca. Questo ha detto, naturalmente non con esattamente queste parole, ma se siete curiosi potete andarvelo a sentire sia sul sito ufficiale della 7, attualità, oppure i 3 minuti che io ho ripreso nel mio Mi Scappa la diretta di ieri. Il concetto espresso dal cosiddetto professor Mario Monti, che invece io preferisco chiamare criminale Mario Monti, perché appartiene alla commissione trilaterale, a Club Bilderberg, alla Goldman Sachs, eccetera, eccetera, quindi è un criminale che io ho denunciato nell'aprile del 2012. Bene, lui ha detto questo, praticamente ha minacciato, e ha detto, importante, le opposizioni dovrebbero stare molto attente prima di fare delle operazioni del genere, e anche il governo deve stare molto attento a come si comporta. Cioè ha minacciato non solo le opposizioni ma addirittura anche il governo, tanto dipendono tutti dal sistema bancario, perché io adesso non ho qui la slide a portata di mano, magari se la trovo la mostro dopo, però è chiaro che i poteri dello Stato non sono, come ci dicono a scuola in educazione civica, che sono praticamente potere esecutivo, il governo, potere legislativo, il Parlamento, potere giudiziario, la magistratura, e poi via via il potere dell'informazione, eccetera. No, tutti questi poteri sono in un secondo gradino, ma sul primo gradino c'è il potere economico, il potere finanziario, il potere delle banche. Quindi Mario Monti ha detto all'opposizione e al governo: state attenti a quello che fate. Giuro, non me lo sono inventato io, è così, potete documentarvi, potete andare a guardarlo e ad ascoltarlo con le vostre orecchie. Marino, vogliamo, non so se hai qualcosa da aggiungere su quello che abbiamo detto fino ad ora, e poi magari ti chiederei di spiegarci un po' come funziona questo meccanismo delle cartolarizzazioni, che già di per sé
per me è un altro gravissimo illecito commesso dalle banche, perché molto spesso, almeno nel mio caso è stato così, fanno le cartolarizzazioni senza informare neanche i clienti, quindi tu ti trovi ad avere in teoria un debito con una banca e poi invece vedi che te lo vengono a chiedere enti terzi, quindi c'è come minimo lesione della privacy. A parte che poi le banche fanno tutto questo per dei magheggi, perché, ecco, questo ce lo puoi spiegare bene, perché ho letto anche, l'hai scritto su Facebook, quello che succede, insomma. Cioè, con tutti questi giochi delle tre carte, che praticamente spostano i debiti tra varie scatole cinesi di aziende che comunque appartengono in qualche modo alle banche, per muovere un po' il bilancio, smuovere le carte e fregare ancora una volta, naturalmente, tutti quanti, a cominciare dai clienti. Ecco, come funziona questa cosa? E naturalmente, però, se vi aggiungere qualcosa prima su quello che abbiamo detto prima, compreso l'edificazione di Monti, naturalmente sarei ben felice di sentire la tua opinione. Sì, infatti volevo anche dire che è giustissimo quello che ha detto il dottor Saba, però nelle mie parole emergeva più che altro una rassegnazione nella consapevolezza che il nostro paese, lo dicono gli altri, si trova al 69esimo posto nel mondo per quanto riguarda la corruzione. È chiaro che il 69esimo posto in maniera peggiorativa. Siamo all'ultimo posto proprio in Europa. Che significa questo? Che normalmente il potere corruttivo ce l'ha chi ha un potere economico. In Italia il potere economico lo detengono esclusivamente le banche, e loro sono in grado di poter tecnicamente e oggettivamente corrompere tutto, i tre poteri che hai detto tu, soprattutto la magistratura, ma addirittura creare delle vere e proprie situazioni di tipo massonico all'interno delle banche, dove tutti quanti tra di loro si coprono e alla fine nessuno fa controlli o nessuno interviene per delle situazioni che a noi possono sembrare palesemente irregolari. Ecco, questa è una piccola chiosa, un'aggiunta al discorso che stava facendo prima il dottor Saab sulla Corte dei Conti. Su cui sono pienamente d'accordo. Per quanto riguarda invece, e poi giustamente come hai detto tu a proposito dell'intervento di Monti, questo non fa ancora più che avvalorare la tesi che qui da noi, ma anche altrove, il potere effettivo lo detengono le banche, soltanto loro, in quanto organi economici dell'indubbio potere quasi assoluto, possono influenzare le decisioni a qualsiasi livello di natura politica e quant'altro. Per quanto riguarda le cartolarizzazioni, quello delle cartolarizzazioni è un regalo che ci è stato fatto nel 99. Io non so se arriva la mia voce. Sì, vai tranquillo. Ok, è un regalo che stavo dicendo che ci è stato fatto nel 99 dall'allora governo D'Alema. Praticamente cosa comporta questo? Che una banca può vendere i propri crediti, può cedere meglio i propri crediti rappresentati da mutui, prestiti, sia in bonus che a sofferenza, a un'altra società che viene chiamata società veicolo, decurtando di una certa percentuale, più delle volte una percentuale pari al 40%, cioè li vende a un prezzo del 40%, quindi assorbendo una perdita secca del 60%. La cosa sconvolgente è che queste società veicolo sono in realtà delle SRL di proprietà della stessa banca, SRL costituite con il minimo di 10.000 euro. Quindi cosa succede questo? La normativa dice che quando io ho dei crediti di dubbio rientro, devo costituire comunque dei fondi rettificativi nel passivo, quindi fondo svalutazione crediti, fondo rischio su crediti, che mi vengono comunque tassati. Con questa legge del governo D'Alema invece si è data la possibilità di svalutare i crediti, la possibilità di pulire addirittura il bilancio, quindi in un'operazione anche di lifting finanziario, quindi rendere un bilancio assolutamente
immune, pulito dalle sofferenze e quindi beneficiarne anche sotto il profilo del patrimonio di vigilanza, degli accordi di Basilea, eccetera, eccetera, e al tempo stesso di ottenerne un grossissimo vantaggio sul piano fiscale, un vantaggio che chiaramente si ripercuote sul bilancio dello Stato, un'imposizione che indirettamente poi viene assorbita e pagata da noi stessi cittadini. Entrando nello specifico, parlando, come prima ti dicevo, della strana situazione che non riesco più a verificare i bilanci della Carichieti, almeno online, però comunque sono reperibili, penso, in tribunale, ho notato una cosa, che la Carichieti, ad esempio, aveva una società a veicolo che si chiamava Creso, a questa Creso aveva ceduto i suoi crediti, chiaramente con quella svalutazione che ti dicevo prima. Curioso è il fatto che accanto a questa Creso era poi collegata una società, anzi una fondazione per meglio dire, di diritto olandese, o come viene chiamata proprio in gergo tecnico, una stichting, che aveva sede nell'allora paradiso fiscale delle Antille olandesi. Quindi tu immagina, c'era questa fondazione che curava evidentemente gli interessi di questa società veicolo di cartolarizzazione, che si chiamava tra l'altro Teate. Teate è il nome il nome antico della città di Chieti. Quindi tu immagina una fondazione Teate che si trova nelle Antille olandesi. Cosa facesse questa fondazione? Chiaramente non c'è dato da sapere, e nemmeno c'è dato da sapere chi siano i componenti nominativi all'interno di questa fondazione. Fatto sta che queste operazioni vengono fatte in maniera del tutto normale, come se niente fosse, e vengono fatte e riproposte e replicate più volte nel corso degli anni. Infatti, per quanto riguarda la Carichieti, ad esempio, sono state create tre società, tre SRL, sempre con 10.000 euro di capitale sociale, che erano la Creso, poi la Creso 1 e la Creso 2, a seconda delle varie cartolarizzazioni che si sono succedute. Bene, è molto interessante, perché praticamente con questo giochino puliscono i loro bilanci, che sono già falsi, come abbiamo detto fino ora, ma li ripuliscono anche quelli ufficiali, diciamo, proprio per renderli ancora più snelli, più tranquilli, fanno dei margini elevatissimi, e soprattutto, diciamo, diminuiscono il rischio, fanno ulteriore evasione fiscale e ledono la privacy dei clienti. Ecco, mi confermi questo fatto, Marino, della privacy? Perché secondo te è corretto? Voglio dire, io che stipulo un contratto con te e poi tu cedi questo credito a un ente diverso, è una cosa corretta? Si può fare, secondo te, sul piano proprio della privacy? Ma io direi anche qualcos'altro, al limite. Cioè, se io devo vendere il mio credito, vedo, cioè, un diritto di prelazione ci dovrebbe essere da parte del debitore. Cioè, se tu vendi questo credito a 40, io debitore potrei, per diritto di prelazione, intervenire ricomprandolo direttamente io, magari anche offrendoti una percentuale più elevata. Invece non è così, viene fatto sfacciatamente per svalutare la propria massa creditoria e determinare proprio delle perdite che poi si ripercuotono sul bilancio, emergendo così un minore utile o addirittura una perdita su cui la banca non andrà mai a pagare le imposte, e al tempo stesso rendono anche un bilancio diciamo pulito dalle sofferenze bancarie. Il problema è poi quando, ad esempio, come è stato per quanto riguarda la Carichieti, si verifica quando poi la Carichieti, come è accaduto recentemente, quando cadde il gruppo
gruppo Carichieti, perché la Carichieti era un gruppo bancario che aveva una seconda banca che si chiamava Flashbank, aveva delle società veicolo di cartolarizzazione che si chiamavano Creso, aveva altre società tipo una SIM che operava in Lussemburgo che si chiamava Teti e quant'altro. Per diciamo suggerimento, chiamiamolo così, della Banca d'Italia, anche in seguito a tutto quello che accadde sulla Flashbank e le indagini della Procura di Milano che notavano delle strane, degli strani collegamenti con l'Andrangheta, la Banca d'Italia suggerì appunto di chiudere immediatamente anche, oltre queste società, naturalmente anche il gruppo. A quel punto la Carichieti è stata costretta a ricomprare questi crediti, ma a quel punto ha comprato dei crediti anche sofferenti e oggi se il bilancio della Carichieti è gravato da crediti già in sofferenza ed altri che loro, parlo degli amministratori, hanno tenuto ancora in bonis, ma effettivamente erano più che deteriorati, oggi se ne pagano le conseguenze e assistiamo a un fallimento vero e proprio, che è quello che poi è accaduto il 22 di novembre di quest'anno. Ti ringrazio moltissimo Marino per questa risposta, perché hai dato un dettaglio che io sapevo già, l'avevo sentito, ma oggi me ne ero dimenticato, che è importantissimo. Cioè, non solo c'è un problema di lesione della privacy, ma giustamente c'è anche una lesione degli interessi del cliente, perché se io ho un mutuo di 100.000 euro e sono quindi debitore di 100.000 euro e tu lo vendi a qualcuno a 40.000 euro, beh, io dovrei essere il primo ad avere la possibilità di comprarlo questo debito. Cioè, io magari appunto potrei anche trovarli 40.000 euro da qualche parte, me li presta un parente eccetera, magari te ne do anche 50.000, come dici tu, un po' di più dei 40.000 a cui sei disposto a cederlo a un terzo, non vedo perché non me lo devi dire. Ma è ovvio, perché il terzo a cui lo stai cedendo è comunque una scatola cinese facente parte della tua famiglia. Sei stato chiarissimo proprio come il sole, grazie, perché questo è un dettaglio veramente molto molto importante. Allora, io prima di dare la parola a Marco, e a questo punto direi che farei un ultimo giro e poi ci avviamo alla conclusione, vorrei sintetizzare quello che mi è rimasto a me come utente, oltre che come moderatore di questa chiacchierata piacevolissima. Allora, a parte che, vabbè, apprezzo la chiarezza di entrambi gli interlocutori, Marco Saba, ma lui lo conosco ormai da anni, e Di Marino, che invece ho imparato a conoscerlo da lunedì scorso, la grande onestà intellettuale di entrambi, e questa onestà ci fa capire una cosa, ci conferma che le banche, come tante altre cose, come per esempio anche la massoneria, e queste cose molto spesso sono, non dico coincidenti, ma diciamo vicine, sono fatte a scatole. Cioè, perfino un direttore di filiale, ci sono tante cose che non sa, ma non per sua ignoranza o perché non ha approfondito o perché non è preparato, semplicemente perché il sistema è strutturato in modo affinché lui quelle cose non le sappia. Lui deve sapere il suo orticello, già andando poco poco di lato o poco poco di sopra, lui non sa niente di quello che succede sopra di lui o a fianco. Sa quello che succede sotto, naturalmente, è chiaro, il direttore sa quello che succede nei minimi dettagli a tutti quelli che lui dirige, naturalmente, ma basta uscire poco poco dal seminato ed ecco che lui non sa niente, ripeto, non perché è una persona impreparata, ma perché il sistema è strutturato per non fargli sapere niente, perché altrimenti sono in troppi a capire. Ecco, questa è la mia analisi che traggo da, diciamo, da questa chiacchierata di oggi, visto che Marino è già inquadrato. Non so se su questo punto hai un commento da fare, Marino, magari dire: no, Salvo, guarda che così però hai depresso un po' la figura del direttore, non lo so, ecco, cosa ti viene da commentare a caldo su questa mia sintesi di 2 minuti su 2 ore di chiacchierata? Hai fatto un'analisi perfetta, che più perfetta non poteva essere, e effettivamente questa è la realtà dei fatti. Guai a far sapere alla rete, quindi agli impiegati e anche ai direttori di filiale, quello che accade nella stanza dei bottoni e quali sono le reali intenzioni di certi banchieri, di certi amministratori che amministrano in maniera del tutto particolare, con un occhio di riguardo, ma anche tutti e due, tutti, diciamo, di loro stessi, delle loro tasche. Purtroppo questo è un modo di operare che io definisco in maniera proprio schiettamente da mascalzoni, che come dicevo prima, spesso non viene
non è oggetto di un'indagine appropriata da parte di chi dovrebbe invece indagare come la magistratura, ma è soltanto una sorta di inchiesta di facciata che va a fare la Banca d'Italia, che il più delle volte si risolve soltanto in una piccola sanzione che danno al direttore generale o a qualche membro del consiglio di amministrazione. Però in effetti l'indagine che ci vorrebbe vera e propria, perché qua stiamo parlando di diversi milioni che vanno e vengono attraverso lo strumento della banca ed entrano nelle tasche di persone, di furbetti, di amici, di amministratori, eccetera. Purtroppo ribadisco nuovamente la mia pessimistica rassegnazione. Noi da soli abbiamo ben poco da poter fare per combattere questo sistema. L'unica arma che abbiamo a disposizione è quella di informare il più possibile le persone di quello che accade, sfruttando anche le esperienze di persone come me che hanno lavorato in banca, ma di tutti quanti, per cercare di far rendere conto alla gente di quello che accade veramente e di cui noi siamo delle vittime sacrificali. Grazie Marino. Beh, diciamo che con questa trasmissione, nel nostro piccolissimo, stiamo cercando proprio di fare quello che tu auspichi, perché sono d'accordo con te, è l'unica soluzione quella di informare le persone, anche perché l'unico modo di contrastare quello che ha detto due sere fa il signor Monti alla Gruber è proprio quello di avere una consapevolezza con una certa massa critica, perché se aspettiamo che siano le istituzioni a fare da controllo, sappiamo già bene come vanno le cose, cioè zero. Marco, immagino che anche tu abbia qualcosa da dire per chiudere. Mi piacerebbe anche un tuo commento su questa esperienza, di questo contatto con questo ex bancario. Non lo so, ecco, quali sono le tue conclusioni prima di salutare il nostro pubblico, che ringrazio ancora una volta per essere stato con noi, nonostante questa sia un'ora in cui normalmente magari si cerca di lavorare quando uno può, ecco, non tutti hanno lavoro. A te, Marco. Penso che sia interessante il fatto che ci siano ex che diciamo abbiano voglia di tirare fuori la loro testimonianza, come già un certo Vincenzo Imperatore, che ho visto che ha scritto un libro, che anche lui faceva parte di una banca e anche lui ha denunciato le malpractice che ci sono all'interno degli istituti di credito. Quindi in pratica, allora, per quanto riguarda il discorso delle sanzioni, cioè delle sanzioni pecuniarie fatte alle banche, come anche stanno facendo gli Stati Uniti contro le grosse banche, eccetera, è evidente che è una cosa che mi fa sorridere, perché se tu fai multe a chi crea soldi dal nulla, è evidente che non hai nessuna deterrenza nei confronti, cioè, e mi sembra evidente. Certo. È una presa di giro, un'ennesima presa di giro. Quello che bisogna fare è invece, è qui che il discorso dell'azione penale diventa irrinunciabile, secondo me, da parte della magistratura, perché è l'unico tipo di deterrenza che potrebbe avere un effetto sui responsabili, che non sono comunque i direttori di filiale, ma sono sicuramente individuabili in quella direzione strategica e di cui fa parte il management della banca. Cioè, bisogna arrivare a tirare fuori le responsabilità oggettive, personali, degli amministratori della banca, perché la banca di per sé è vittima essa stessa di questa, la banca intesa come società, quindi gli azionisti sono vittime di questo management che si comporta in questo modo, come si sta comportando. Il fatto che si dica è da sempre che si sta facendo così, non è altro che un capo d'accusa ancora più grave, come diceva giustamente Auriti, non è un esimente, è un aggravante il fatto che la cosa perduri. Quindi quello che bisogna fare è in realtà veramente fare una revisione indipendente dei bilanci sia delle banche commerciali che delle banche centrali, quindi Banca d'Italia e Banca Centrale Europea, e contemporaneamente avviare un'indagine di tipo penale, perché è chiaro che nel momento in cui si capisce che questo denaro viene creato dal nulla,
è chiaro che l'usura diventa infinita, cioè anche l'1% diventa usura, anche lo 0, quindi viceversa, se si rettificasse il sistema contabile delle banche, cioè se le si mettessero, si rimetterebbero in bonus sia da un punto di vista commerciale, ma anche da un punto di vista, diciamo, d'immagine, perché seguirebbero a quel punto le regole contabili come tutte le altre aziende stanno già facendo, e potrebbero contribuire fiscalmente come tutti gli altri stanno contribuendo in un momento di crisi, che ricordiamo che l'importanza di capire che gli impieghi bancari avvengono per una decisione politica da parte delle banche e non per una decisione di tipo tecnico, cioè non esiste scarsità di denaro creato dal nulla, al di là di quello che vi vogliono far credere, esiste la scarsa volontà di mettere a disposizione questo denaro creato dal nulla, che è un altro discorso, è un esercizio del potere, di un potere che comunque sfugge alle regole della democrazia. Quindi quello che è importante è andare avanti nelle indagini, arrivare a capire com'è possibile che questi organi non vengano a loro volta, cioè, ci vorrebbe veramente, secondo me, o una commissione parlamentare d'inchiesta o un pool della magistratura del tipo di quello che venne fatto durante Mani Pulite in una possibile operazione che si intitoli Banche Pulite. Una volta che si affermerà questa grande banalità del fatto di accreditare all'ente emittente il denaro che viene creato, perché questo denaro rappresenta un mezzo ultimo di pagamento circolare, cioè vuol dire che chi usa questo denaro per pagare poi non deve di nuovo essere chiamato dal creditore per pagare in altro modo, cioè qui mi riferisco a quando una volta il denaro aveva un legame con l'oro, per cui poi dopo rappresentava una passività perché comunque doveva essere coperto con l'oro. Oggi questo denaro circola senza nessuna copertura, quindi è un'attività bella e buona, anche se naturalmente non rappresenta un bene fisicamente, un bene materiale, ma rappresenta un bene giuridico, perché è il denaro che viene chiesto dallo Stato per pagare le tasse, quindi eccetera eccetera, è lo stesso denaro in fondo che prendono i giudici a fine mese, cioè in busta paga questo denaro elettronico. Quindi nel momento in cui si arrivasse a far capire che il sistema bancario deve accreditarsi le migliaia di miliardi di euro che crea dal nulla, a questo punto si scoprirebbe che nessuna banca ha più bisogno di nessun aiuto, che aumenterebbero i dividendi per gli azionisti, che aumenterebbero le entrate dello Stato. Se pensiamo che attualmente si può tassare del 31, gli 1.800 miliardi creati dalle banche commerciali, ci accorgiamo che il bilancio dello Stato verrebbe fuori semplicemente dalla tassazione di questi profitti che fino ad oggi sono stati occultati. Grazie Marco, ti ringrazio moltissimo. Allora, io devo dire onestamente che su alcuni metodi che tu hai indicato come possibili soluzioni sono un po' scettico. Per carità, non dico che non sarebbe il modo migliore, è ovvio che sarebbe il modo migliore, quindi commissione parlamentare e tutte le altre cose che hai detto. Purtroppo penso che per come è organizzato il mondo non siano sufficienti, perché la commissione parlamentare comunque è infiltrata da massoni e da criminali, la magistratura è infiltrata da massoni e da criminali, quindi secondo me l'unica strada è quella di avere una massa critica di cittadini che aprono gli occhi, importante, diciamo diverse migliaia, decine di migliaia di persone che aprono gli occhi, che vanno a denunciare, in modo tale che alla fine i media non possano non parlare di questo, e quindi alla fine, diciamo, finalmente una volta per tutte si scopre il vaso di Pandora. Fino a quando affidiamo il nostro destino nelle mani di pochi, che sia la commissione parlamentare, che sia un partito o un movimento, che sia un singolo magistrato eccetera, ragazzi, secondo me non ce n'è per nessuno, perché tanto il singolo viene in qualche modo fermato o con le buone o anche con le cattive. Solo un grande numero di persone consapevoli con gli occhi aperti può avere qualche speranza. Questa è la mia opinione personale, ma per carità capisco e ripeto, condivido quello che dici, sono solo scettico sulla sua efficacia, ecco. Però è ovvio che sarebbe la via migliore, la via più giusta, la via più corretta da seguire. Ecco, questo è quello che penso. Sono molto contento di leggere questo messaggio di Sergio che dice: grazie Salvo per l'immenso servizio di divulgazione che fate. Da oggi ho una consapevolezza in più su cosa farò nel prossimo futuro. Andrò a zappare.
da resilienze.info. Grande Sergio, credo che sia la scelta migliore. Vorrei leggere anche un commento tecnico invece da parte di Nicoletta Forcheri, che riprende il discorso fatto prima sulle Antille olandesi, e dice: la moneta delle Antille olandesi la emette la banca di Curaçao, non so se si pronuncia così o magari Curaçao, non saprei, sotto il controllo e le direttive della banca centrale olandese e della monarchia olandese. Segreto di Pulcinella per gli olandesi, notizia a noi oscurata e celata in Italia. Bene, celata in Italia, ma non totalmente, visto che almeno qui in questo piccolissimo canale invece ne parliamo. Quindi grazie Nicoletta per questa tua nota. I messaggi sono tantissimi, per esempio San Cauriti, quando io dicevo scatole cinesi, eccetera, lui mi corregge e dice no, il sistema è piramidale, con compartimenti stagni. Ecco, riprendendo quello che io dicevo prima su come sono organizzate le banche. Io sono veramente molto molto soddisfatto di questa chiacchierata, vorrei chiedere scusa ancora una volta a voi cari amici ascoltatori e cari amiche ascoltatrici per il ritardo, ripeto, causato da un problema. La mia macchina si è proprio piantata in mezzo alla strada, ho bloccato il traffico per 40 minuti, carro attrezzi, eccetera, eccetera. Comunque, alla fine sono riuscito ad arrivare in studio e siamo partiti, anche se con mezz'ora di ritardo. Ovviamente la trasmissione che avevo annunciato ieri per le 12 per parlare di olio extravergine di oliva biologico con un mio amico siciliano Bonanno non è andata in onda alle 12, evidentemente ve ne siete accorti. Annuncerò il nuovo orario, spero di riuscire a recuperarla oggi stesso nel pomeriggio, quindi mi raccomando, guardate la pagina prossimi appuntamenti e poi Twitter e Facebook per gli annunci. Allora, ricordando a Marino che io ho ancora una volta chiuso il microfono perché comunque, anche se era lontano, arrivavano comunque un sacco di fruscii e quindi quello che diceva Marco non si sentiva, un giro, vi prego di fare una vostra conclusione di 30 secondi, un minuto a testa, ma anche due, però per carità, non 20 minuti, in modo da salutare il pubblico con le vostre considerazioni. A proposito, vi ricordo, amici, andate sul profilo Facebook di Marino Valentini, dove troverete il podcast della partecipazione a una trasmissione radiofonica, Radio Rai, che ha fatto la notte scorsa, ieri sera molto tardi. Ecco, io devo ancora farlo perché mi ha detto poco prima di andare in onda che c'è il podcast disponibile, quindi vi invito a farlo perché da quello che ho capito anche lì Marino è stato in grado di dire tante cose interessanti, anche se poi quando ha cominciato a parlare di magistratura è finito il tempo a disposizione e l'hanno silenziato lì, naturalmente, e te pareva. Bene, quindi Marino, a te la parola per concludere, un abbraccio a te, un abbraccio a Marco, grazie infinite per la vostra partecipazione, inutile dire che se ci fossero delle novità, degli approfondimenti, io sono qui, macchina permettendo, computer permettendo, internet permettendo, siamo qua per cercare comunque di divulgare insieme ai nostri amici. Vedo che però il tuo microfono è ancora off, Marino, ecco, adesso è on, benissimo, a te per la chiusura, poi naturalmente a Marco e poi ci salutiamo. Noi. Intanto ringrazio te per avermi dato questa possibilità e ringrazio anche per quello che fai, per la conoscenza, è veramente un servizio quello che rendi, che stai rendendo a tutti quanti, è più che encomiabile. Quindi ti dico grazie anche a nome di tanti miei amici che hanno cominciato a conoscerti seguendo l'intervista che ho fatto l'altro giorno, hanno potuto apprezzare anche il lavoro che stai facendo, che tra l'altro è anche un lavoro immane da quello che vedo. E, non mi rimane altro che salutare il dottor Saba, saluto te e saluto naturalmente anche gli ascoltatori. Ciao a tutti. Vai Marco. Io grazie a Valentini, grazie a te per questa occasione ennesima di avere avuto la possibilità di affrontare degli argomenti che sono abbastanza tralasciati, direi completamente, dai media ufficiali e spero che questo canale alternativo abbia sempre più seguito e che coinvolga il pubblico anche con questioni che poi via via vengono dibattute, nella speranza di avvicinarsi sempre di più verso una possibile soluzione che riporti in bonus, diciamo, tutta l'Italia. Bene, caro Marco, io ti ringrazio per la tua
ennesima dimostrazione di disponibilità, anche oggi dopo la mia telefonata per il fatto che ero in ritardo eccetera, comunque ti sei reso disponibile lo stesso un po' più tardi, quindi veramente grazie a te, e naturalmente la stessa cosa vale per Marino, grazie a entrambi anche per questo qui, sono veramente molto contento. Qualcuno addirittura ha scritto in chat puntata storica, forse un po' esagerato, però sicuramente una puntata importante, perché mettere a confronto opinioni apparentemente non perfettamente coincidenti, ma poi se andate a leggere fra le righe nel succo, secondo me invece io direi assolutamente di sì. Comunque è chiaro che non è che potevamo aspettarci una risposta digitale, sì, è tutto vero, anche perché come abbiamo detto ci sono tante dinamiche all'interno del sistema bancario che non permettono di dare delle risposte così perfettamente sì, no. Ecco, il mondo purtroppo è analogico, non è digitale, purtroppo, o forse meglio per fortuna direi. Bene, quindi grazie ancora a entrambi, grazie a tutti voi, mi raccomando, pagina prossimi appuntamenti, perché stiamo preparando anche una puntata con Diego Fusaro per sabato, però non è ancora sicuro al 100%, e insomma, se ci riusciamo, fra l'altro io sto cercando di contaminare Diego, ecco, non so se avete notato, scusate Marco e Marino se vi trattengo ancora qualche secondo, Diego Fusaro, quando l'ho intervistato la prima volta, più di un anno fa, forse anche due anni fa, e io gli feci domande proprio sul sistema monetario, disse: Salvo, ti chiedo scusa, non è un argomento che ho approfondito fino in fondo. Ecco, io all'epoca apprezzai tantissimo l'umiltà di questo ragazzo, che sicuramente ha delle conoscenze enormi, lui d'altronde è un filosofo, non è un economista, non è neanche un giurista, non è un laureato in economia e commercio, e quindi apprezzai moltissimo la sua umiltà. Ecco, io ho notato che in questi ultimi mesi ha dimostrato di aver fatto passi da gigante, per esempio ha pubblicato da pochissimo un articolo sul Fatto Quotidiano dove si scaglia contro il sistema bancario usurocratico in modo che io non mi sarei mai aspettato. Gli ho scritto in privato dicendo: caro Diego, ti manca veramente, gli ho scritto una parola un po' così, scusate, gli ho scritto: ti manca un imene da rompere, ecco, probabilmente un ultimo brandello da rompere per riconoscere anche il discorso della falsa contabilizzazione e delle tasse che non sono dovute. Se arrivi a concepire, a comprendere, ad approfondire anche questo punto, a quel punto sarai perfetto, sei già quasi perfetto così, anche se non esistono gli esseri umani perfetti, ma sarai perfetto. Io non vi posso garantire che riuscirò a tirare Diego in questo mio modo di pensare, però io sto seminando, ecco, non lo so se già sabato, ammesso che faremo la puntata, riusciremo a fargli dire queste cose. Naturalmente lui le dirà solo se le comprenderà e se le condividerà, soprattutto, perché non è che parla a comando. Ovviamente io ci sto provando a farlo riflettere su questi punti che per me sono della massima importanza. Comunque, anche se non parlerà di questo e parlerà di altro, sarà sicuramente molto molto importante sentire quello che avrà da dire, perché è veramente una persona illuminata, ma nel senso buono del termine, non come i criminali che stanno a Wall Street, eccetera. Ecco, bene, grazie Marco ancora, grazie Valentino, un abbraccio a tutti voi, mi raccomando, continuate a seguire questo piccolo canale e aiutatemi a farlo diventare grande. Ciao a tutti e grazie.